Presidente, chiudo oggi lei qui a Messina, dove il centrodestra può fare la differenza anche alle amministrative. Sì, ma sono qui a Messina soprattutto perché mi piacerebbe che la regione siciliana e la regione Calabria fossero insieme per sviluppare iniziative che possono fare della Calabria e della Sicilia davvero l'hub dell'Europa sul Mediterraneo. Mi piacerebbe che a Messina si potesse ragionare insieme a Reggio Calabria come area metropolitana dello Stretto. Ormai è la dimensione che mette i territori nella condizione di poter competere e di poter attrarre investimenti ed investitori. E allora il governo futuro della città di Messina è importante perché rappresenta un'opportunità anche per chi come me governa una regione che è di 1.800.000 abitanti, quindi se oltre ai bisogni calabresi insieme alla regione siciliana potessimo rappresentare insieme i bisogni di questo pezzo del mezzogiorno sarebbe importante farlo. Può essere questo anche un banco di prova per le prossime regionali? Ma io penso a governare la mia regione, sono un dirigente nazionale di Forza Italia, ma osservo le questioni che riguardano la vita dei partiti con grande rispetto e sono convinto che alla fine il centrodestra saprà mantenersi unito anche in occasione delle elezioni regionali in Sicilia.